diciamo, i ragazzi non... E poi il tattico ora benvenuti a tutti, sono Don Emanuele, abito qui e qui il Vescovo mi ha chiesto di animare e di provare a inventare qualche iniziativa di formazione alla vita cristiana per i giovani. E tutto è nato attorno a una tavola, si stava mangiando insieme con alcuni amici delle Acri ed è venuta l'idea di dare la prima di questa pièce teatrale qui a Fontanella, visto il tema, l'oggetto, Primo Mazzolari, Don Primo Mazzolari, un parroco, un prete, che proprio perché appassionato del Signore non potevano non appassionarsi anche alla vicenda della storia, degli uomini tra i quali abitava. E siccome con i giovani qui a Fontanella si sta lavorando un po' su quella cosa lì, mettere insieme la passione per il Signore e la passione per l'umanità, come due passioni inscindibili, che vanno insieme, o se no non vanno per niente. Siccome questo è il lavoro che qui facciamo, ci è sembrato che ospitare quest'opera teatrale sacra, in questa chiesa, dove si ragiona per la verità da parecchio tempo sulla necessità di essere cristiani immersi nella storia, ci sembrava una cosa indovinata. E allora siamo lieti e felici, onorati di avere con noi questo gruppo di attori insieme al regista e ci viene da dire semplicemente grazie alle ACLI e alla CISL che hanno organizzato questa opera teatrale. Auguriamo davvero a tutti, dico a nome anche dei giovani che oggi si sono trovati durante il pomeriggio a continuare il percorso di abitare la terra, a nome anche dei giovani auguro a tutti un buon spettacolo che sia utile e rigenerante per la nostra fede, per l'amore all'umanità e al Signore. Grazie ancora di essere qui. Possono bastare le parole di Don Emanuele, ma anche da parte nostra, della CISL, delle Acri di Bergamo, il nostro cordiale saluto e benvenuto a questa serata che noi abbiamo lungamente atteso. Questa serata si svolge in questo splendido scenario. Vedete, noi quando parliamo di Dio usiamo spesso la categoria della bontà, qualche altra volta la categoria della verità. Noi crediamo che per parlare di Dio si debba anche e soprattutto usare la categoria della bellezza. Per raccontare qualcosa della bellezza di Dio servono cose belle, persone belle che possano davvero testimoniare qualcosa di quel Dio di Gesù Cristo la cui bellezza ci affascina. Noi siamo in questa chiesa le cui pietre hanno raccontato la bellezza di Dio attraverso i secoli. Questa chiesa in cui per anni ha preso la parola un uomo che ha raccontato la bellezza di Dio, Padre Davide Maria Turoldo. Quindi per noi delle Acri della CIS non è un posto scelto a caso, questo della prima, della rappresentazione teatrale su Don Primo Mazzolari. E perché Don Primo Mazzolari? Certamente c'è un anniversario, quest'anno ricorre il 45esimo anniversario della morte, avvenuta nell'aprile del 1959, ma credo che laicamente, certamente, ma la cosa che ci diceva adesso Don Emanuele sia stata la chiave di volta, il senso che ha ispirato la nostra produzione, di porci di fronte a un uomo che è stato radicalmente appassionato di Dio e insieme appassionato della terra. Un uomo innamorato del suo Signore, ma che trovava il suo Signore dentro i volti degli uomini e delle donne del suo tempo. Un uomo che ha vissuto un'obbedienza radicale, anche se lui diceva sempre obbedienza radicale ma con la schiena diritta, quindi non è cosa
da poco in tempi come questi. L'obbedienza radicale che però ha saputo mettere al centro la parola di Dio, il primato della parola, al centro i poveri, al centro quello che lui chiamava l'ostinazione della pace. Prossimo anno sarà il 50° della pubblicazione di un testo, Tu non uccidere, che rappresenta secondo noi uno dei testi straordinari del pensiero cristiano sull'inutilità della guerra e sulla necessità della pace. Un uomo che dal suo buco di mondo, di paese, Bozzolo, io non lo dico bene come lo dicono gli amici di Bozzolo che abbiamo presenti in sala, però ha avuto lo sguardo e i confini del mondo intero. Un uomo che ha fatto del Vangelo la sua logica di vita. Allora è chiaro che organizzazioni di laici credenti, che con le dovute mediazioni e con le necessarie laicità stanno nel mondo, non possono non fare i conti con testimoni come questi, che raccontano qualcosa della bellezza di Dio. Testimoni che evidentemente sono profeti. E come ogni sano profeta, come ogni autentico profeta, anche Don Mazzolari, di cui noi oggi celebriamo la memoria e il ricordo, ha subito fatiche, ha vissuto impedimenti e spesso anche difficoltà. Un giorno chiesero al Cardinal Pellegrino la ragione per la quale lui amava Don Gigi Ciotti, il fondatore del gruppo Avevo. E il Cardinal Pellegrino disse, rispose, padre Pellegrino, che lui i profeti preferiva riconoscerli da vivi piuttosto che onorarli da morti. Spesso la vicenda dei profeti, anche nella Chiesa, è quella di vivere situazioni difficili. Voi sapete che il profeta non è il visionario, ma colui che tenta di leggere il presente con gli occhi di Dio. Quindi uno che anticipa. Quando Paolo VI, 10 anni dopo, incontrò in udienza privata sua sorella Giuseppina, ebbe a dire parole straordinarie. Disse a sua sorella, sorella di Don Primo, non è vero quello che dicono, che noi non abbiamo voluto bene a Don Primo. E che Don Primo aveva lo sguardo del Vangelo sul mondo. E quindi era troppo avanti per noi, non riuscivamo a seguirlo come avremmo voluto. Quindi io credo che sia il destino dei profeti. In un'intervista che Spada, un signor Spada, direttore dell'Eco, un mese e mezzo fa fece, ad alcuni di noi che gli chiesero di Don Primo, Andrea Spada raccontò che Don Primo, dopo l'incontro con Giovanni XXIII, quando Giovanni XXIII lo chiamò la tromba dello Spirito Santo in Valpadana, gli apparve come un uomo, un bambino felice e gioioso, che finalmente si era riconciliato con la fatica di essere un profeta che, leggendo il mondo con gli occhi di Dio, era sempre davanti a quelli a cui indicava l'orizzonte da raggiungere. Allora noi stasera siamo davvero molto contenti, come Acli e come Cisma, di presentare in prima nazionale questo spettacolo. Siamo grati, come Acli e come Cisma, ad Alberto Preda, che è in sala, che ha scritto il testo. Siamo grati agli amici di Bozzolo. Don Giuseppe, a Carlo, Giancarlo sono venuti a trovarci. Siamo grati alla comunità che ci ha accolto. Siamo grati a Umberto e ai tre attori che davvero con capacità hanno speso tempo, cura e passione per presentare lo spettacolo che noi stasera vedremo. Ci piacerebbe dedicare il nostro spettacolo ai tanti cislini e ai tanti acristi che in modo laico, in modo silenzioso e operoso in questi anni hanno testimoniato che è possibile tenere insieme la passione per Dio e la passione per la storia. Quindi grazie anche a voi che stasera siete qua a condividere con noi questo.
chiesa, un piccolo campanile. Di preciso non ho niente nella memoria che assomiglia a questa piana appena arata, dove i solchi non sono tracciati e le zolle stanno una accanto all'altra come onde uguali e brevi. Eppure qualche cosa mi pare d'aver visto e guadagnato anch'io in questi anni, offrendo alla gente la mia giovinezza accesa e temprata dalla guerra. Poche giornate hanno un'andatura più monotona di quelle di un presbiterio di campagna. Sono fatte di niente, come il nido che l'altra primavera due rondini sono venute a fabbricarsi proprio ai travetti della tua camera. Alcune beccate di fame, uno spicchio di fuscelletti incrociati, qualche piuma. Binetta, raccontare questo niente a chi sta di là della strada, oltre l'argine, oltre il bosco, significa rischiare di perderlo del tutto, ma il rimedio c'è. Basta chiudersi dentro. Sì, restringere l'orizzonte, tagliarsi ogni giorno un po' le ali dell'inquietudine, proibirsi persino di guardare oltre le poche case della parrocchia, non salire neppure sul campanile. Ma sul campanile ci salisti, ricordo. Era un mattino d'agosto. La sera prima viene chiudendo il campanaro. Signor parroco, è avvenuto un grande disastro. La campana grossa si è crepata. Me ne sono accorto mentre suonavo l'Ave Maria col bevo. E tu? Pazienza. Domattina la vedrò. Ci voleva anche questa, siamo così poveri. Il Signore ci aiuterà. Il Signore ci aiuterà. L'ultima parola l'aveva detta per i morti, la sera prima. Poi, invece del suono, qualche cosa di duro, di lacerato. Anche le campane delle nostre chiese hanno un cuore. Di certo anche la nostra è morta di crepacuore. Ha chiuso gli occhi per non vedere più. Lascio alle campane il compito di guardare, di sognare dall'alto. Io resto giù, più in basso dell'argine, col mio povero cuore, che come è piaciuto a Dio, si è fissato con gioia nel fondo della sua canonica. Sei sempre lo stesso, Don Primo. Lo so che quelli che stanno in alto hanno il dovere di guidare e quelli del basso quello di ubbidire. Lo ripeti tutti i santi giorni, però lo spirito però non investe soltanto le cime. Si china propizio anche nei fondi valle e scopre i casolari, gli eremi e vi pone talvolta la sua abitazione. E allora il mormorio di un ruscello, come l'impeto del fiume, tassare insieme alla voce di una umanità che ti è venuta così vicina, che è tua, che sei tu. Tu, a cui il Signore ha dato una famiglia così grande da farti tremare per una paternità spirituale che non riesci a contenere. Un'unica grande famiglia che naviga con un biglietto di solo andato, per meglio dire, di solo ritorno. Un lungo viaggio verso il padre. Chi sta in alto sulla nave vede meglio, vede tutto. Ma pure il marinaio della stiva può capire meglio del timoniere i pericoli della nave. Anche colui che non ha diritto di mostrarsi sul ponte di coperta può avvertire degli scricchiolini. Hai ragione. Come sempre hanno ragione i cuori semplici. Se ci sarà una falla, ci metterò l'anima a chiuderla, perché la Chiesa è anche un poco mia, perché anch'io sono di Cristo. Tribolare e tappare falle, come il più povero dei poveri cristi. Primo, il tribolare è il pane quotidiano che il Padre Buono offre al solitario del presbiterio. Stai quieto, te lo offrirà sempre, anche se non glielo domandi. Anche se non glielo domandi. Thank you.
Da dove viene? Di che cosa hai bisogno? Che cosa hai bisogno? Come ti chiami? E il mio passo ora si fa subito lieve all'incontro con la terra. Canta nel gaudioso silenzio. Ogni pianta mi parla, mi chiama e mi sorregge il cuore. Non hai nessuno al mondo. Ma dico, non temi la notte, sola per queste strade. Però figliola, non rispondi mai a una domanda. Sedetevi, vi prego. Un uomo aveva due figli. Due figli che amava teneramente. Il più giovane non abbandonava mai il padre e lo aiutava nel lavoro dei campi. Il primo, invece, ancora fanciullo, era stato chiamato ad altra messe, ma tornava volentieri, anche se raramente e per poco tempo, nella casa paterna ai piedi dell'argine. E una sera di diluvio, mentre i due figli dormivano nella stanza, il padre entrò tenendo una lucerna accesa e con mano ferma li scosse dal sonno. Coraggio, figlioli, il fiume sta montando la piena, bisogna andare. I figli obbedirono come sempre. Si vestirono in fretta e senza neppure chiedere dove si andasse, seguirono il padre in direzione del fiume, che sordo urlava. Sulla barca, il padre consegnò la lucerna al più grande e impugnò deciso con entrambe le mani il centro del vento. E vogandosi, spinse la barca lontano dalla riva, tagliando la corrente. Nessuno fiatava, mentre la pioggia si faceva ancora più cattiva e nella grande mescola il fango inghiottiva rapidamente la buona acqua. E il padre disse: dobbiamo andare a salvare quei poveri. Ma non terminò la frase, che un fulmine illuminò la notte oscura e si schiantò sulla barca, colpendo in pieno petto il figlio più giovane. Senza un lamento, il ragazzo cadde nelle acque nere, allargando le braccia come per un ultimo abbraccio, e poi sparì inghiottito da quel mare di fango. Il padre lasciò cadere il remo e stava per gettarsi fuori, ma rapido il maggiore lo afferrò, trattenendolo stretto a sé, finché sentì il martellante cuore del vecchio genitore placare la sua furia e quasi spegnersi. Poi si tolse il mantello e vi depose quel vecchio privo di forze. Alzò gli occhi al cielo e mormorò una muta preghiera mescolando la pioggia al pianto. Accolse il remo e tentò di rientrare. Padre mio tanto amato, che mi hai dato e insegnato tutto, dimmi chi dovevamo salvare. Ma il padre non rispose. Chi sono quei cristiani trascinati dal fiume? Sono degli amici, dei nemici, forse dei lontani. Ma il padre non rispose. Oramai erano giunti alla riva, già si intravedeva alle prime luci dell'alba il campanile della loro porta. Vieni, padre mio, dobbiamo scaldarci davanti al fuoco e non temere per quei poveri persi della piena, penserò io a loro più tardi.
E solo a queste parole il padre riprese animo e disse: caro figliolo, ho scampato a questa piena fatale per il tuo caro fratello, e di certo non sopravviverò alla prossima, ma morirò nella pace del Signore, perché penserai tu, vero, a tutti. Sì, padre, disse il figlio, trattenendo nuove lacrime e facendosi una forza che ancora non era certa di avere. Recuperata la lucerna, che mandava ancora un'esile fiammella, il figlio si caricò amorevolmente del padre, e con quel vecchio intirizzito e rigido sulle spalle, pareva si tirasse dietro il braccio di una croce. Chi ti ha raccontato questa storia? Io vado a dormire. Come fai tu a sapere? Prima è tutto molto semplice. Io ero là, nella piena, e ti aspettavo. Ma dove? Io ero là, quando arrivarono i profughi dalla Ciociaria, da Monte Cassino, da Napoli, e le scuole furono sgomberate, riscaldate in fretta, e tu facesti spargere la terra della paglia e portare cibo caldo per tutti. Ma no, no, non è possibile, tu dovevi essere così piccola! E quante volte ho mangiato delle tue minestre, che avevano tutto il profumo e il sapore squisito della carità. Non mi ricordo di te, eppure i miei figlioli li conosco tutti, uno a uno. Ed essi conoscono il mio padre, il loro pastore. Non ti inquietare se non parlo di me, sono proprio quelli che ricordi di aver dissetato, sfamato e vestito, che ti salvarono allora e ti salveranno sempre. Ma cosa dici? Io ero là nel Camposanto, come una mendicante di pioggia e di pace, per 3 sere filate di un agosto di fuoco, a pregare i nostri morti per un po' di pioggia. Ed ero là nei campi, santi, santi anche quelli. Sì, ogni colpo di zappa valeva un ave, ogni carro di fieno valeva un rosario. O ci sentivamo nella grazia di Dio. Figlia mia. Io ero là, negli ospedali pieni di feriti, e su quei treni, rallentati l'apposta, carichi di soldati spediti in Germania, e ognuno di loro riceveva cibo e conforto. E nei binari, nei campi, lì intorno, si trovavano sempre dei vestiti per quelli che riuscivano a scappare. Sei qui per darmi consolazione. Io non la voglio! Io ero là, quando ti hanno sparato, sì. Perché davi fastidio ai padroni di turno, ero là. Non hai sentito la mia mano che ti ha trattenuto? E quella sera di diluvio, quando quei due giovani fascisti ti fecero scendere dalla bicicletta e ti chiesero di fare i nomi dei tuoi ragazzi partigiani, io ero là e non seppi trattenere quella volta la mano di uno di loro che ti percosse il viso. L'ho perdonato, subito, ma lo lasciai andare dicendogli: io ti perdono, però non lo so se ti perdona quello che sta in alto. Non passa giorno che io non mi penta davanti a Dio per quella mia sortita. Dopo pochi giorni quel povero ragazzo morì sotto la mitraglia di uno dei suoi, là, proprio là dove mi aveva malmenato. Io avrei dovuto fargli sentire più forte, più bruciante l'amore di Dio, il suo perdono. Forse l'avrei salvato. Non ne ho mai parlato con nessuno di questa disgraziata storia. Io avrei dovuto salvarlo. Io amo anche Giuda, il mio fratello. Mi sento così colpevole. Lascia che confessi, che mi confessi. Io ero soltanto un bambino. E già il mio carattere e il mio cuore mi giocavano dei brutti tiri. Solo 8 anni quando sgridai la mia santa mamma. Le avevo confidato in gran segreto che volevo farmi prete. Oh, non volevi fare il generale? Sì, mamma, sì. Prima sì, ma ora non più. Però ella non tenne il segreto. E subito, come avrebbe fatto una bimba innocente, appena uscita di casa, raccontò tutto quanto alle donne che raccoglievano il grattugio sull'aia. La richiamasti subito in casa, in lacrime. Mamma,
È così che custodisci i segreti, d'ora in avanti non ti dirò più nulla. Ma le parlasti ancora, in quanto, in cui. E lei stessa avrebbe serbato nel suo cuore quelle tue parole, come la prima lezione del tuo mistero. Non avevo bisogno di lezioni. Mi ricordo un giorno di maggio, quando venne a trovare il suo bambino al seminario. Era pallida e smunta. Sul volto la malattia mostrava le sue orme. Povera mamma, mi sorrise e non sapeva che io avevo la tempesta nel cuore, che soltanto per lei seguitavo a combattere, vivere, amare, sperare. Figliolo, c'è del malcontento tra i nostri contadini. È così dura la vita per noi tutti. Sapessi a cosa deve far fronte il tuo papà, sempre così fiducioso nella provvidenza. Sono orgoglioso di essere vostro figlio. Siamo gente della terra. E la radice è forte. Vedrai, verrai sul saldo come un olmo, una roccia. Un ragazzino forte, sì, ma così inquieto. Capace di montare delle liti furibonde per difendere le mie idee. Mi inalberavo per questioni più grandi di me, il modernismo. Corsi il rischio di essere espulso dal seminario. Ma per fortuna che il mio vescovo, Monsignor Bonomelli, era un santo. Fossi, e proprio per difendere il tuo vescovo, una volta aggredisti dei preti, e come li appuntolisti solo contro tutti. Non me ne pentirò mai, anzi. Ho passato anni difficili in seminario. Mi sono sentito spesso solo e triste, fuori dalla comunione dei compagni. Disprezzato da molti, ma io rifiutavo la mediocrità, la mancanza di vera idealità e passavo così per l'eccentrico, l'utopista, il misantropo. Non mi potevano comprendere, non mi sapevano amare, non potevo. La mia unica vendetta fu l'amore. Nessuno credeva che qui, dentro questo petto pieno di egoismo, di prepotenza, si celasse un cuore amoroso. Il momento più nero della mia vocazione lo vissi a 19 anni. La prima volta che salii sul pulpito era solo una predica ad uso interno del seminario, una sorta di esercizio di oratorio, ma io mi c'ero impegnato con tutto me stesso. Sì, come sempre. E aggiungesti anche, dopo che il rettore aveva avvistato il tuo scritto, quella mezza paginetta. Quanto amore. Era caduto il cielo! Fui convocato dal rettore che mi rovesciò addosso un cumulo di rimproveri, quasi che io fossi un malfattore. Sì, passeggiava per la stanza con un passo nervoso e agitato, tradito dalla voce che invano si sforzava di essere calma e moderata. Io non piangevo solo perché mi si era ghiacciato il cuore. Rispondevo a monosillabi, balbettavo parole insignificanti, mi morivano in gola. Ascoltavo, ma quella parola non mi commuoveva, era troppo dura. Aveva la furia di una percossa, mi sfrondava immiserendomi di quelle speranze così naturali, un giovane, confidare e sognare, Dio mio, mi si voleva persino impedire di sognare. Un ragazzo che non sogna è un uomo perduto. Il mattino seguente mi fu inviato un angelo, nelle sembianze di padre Gazzola, un barnabita accusato di modernismo, allontanato da Milano che Monsignor Bonomelli aveva accolto a Cremona. Aveva ricevuto il mio scritto da poche ore e si era affrettato. Io ricordo, uscivo dalla cappella quando mi sentii chiamare dalla sua voce: Mazzolari! Mazzolari, venga! Sono qui per lei! Sono venuto qui proprio per parlare con lei! Io gli corsi incontro e lui venne verso di me sorridendo, mi tese la mano, mi abbracciò ringraziandomi della confidenza che gli avevo usata. Mi fece sedere accanto a sé, mi guardava con due occhi buoni che io sentivo fino in fondo, giù, nell'anima, dove pochi arrivano. Io tacevo in un silenzio che mi apriva a ogni più sacra intimità dello spirito, un silenzio pieno di voci mai udite che si smorzavano sulle labbra mentre baciavo quella mano che mi benediva e mi ritornava alla vita.
assorto in quell'estasi. Mai ho sentito Dio così vicino. Vorrei ripetere quelle parole, baciarle una a una, ma non mi riesci. Mi parrebbe di deturparle ripetendo, di togliere loro quell'intimità che me le rende più care. Qualcuno ti ha ben perdonato tutto il mio, la tua sofferenza, la tua testimonianza. Oh sì, sì, me lo disse con voce commossa. Il dolore sarà molto, la tua vita sarà una croce. Soffrirai come pochi soffrono, come soffrono le anime che amano e vivono per la giustizia e la verità. Il tuo amore sia grande, puro, puro come il cielo. Sì, cerca il come il cielo. Nella gioia, nel dolore, nella luce, nelle tenebre. Vai. Va, va pure avanti, che il Signore ti chiama e ti vuole per questa via. I miei occhi devono essere brillati in quel momento di un anno nuovo, perché egli mi abbracciò con una tenerezza di mamma e mi baciò sulla fronte. Poi se ne andò e io rimasi a piangere di gioia mentre lo osservavo sulla strada. Ne hai versate proprio tante di lacrime, caro fratello. Ma hai sempre conservato in fondo all'anima quella gioia. Ma che cosa fai, ancora in piedi? Ho sentito che eravate ancora svegli, allora, un po' di pane, un po' di vino. Neanche un angelo custode sarebbe così impremuroso. E te stai? Torna qui. Mi sembra di aver dormito così tanto. Sono svegliata nel mezzo di un sogno così bello. Ho visto il papà e la mamma sorridenti in un campo di grano maturo pieno di luce. Sì, davvero. E poi ho visto Peppino. Peppino? C'era anche Peppino. Peppino era nostro fratello. Mi ha preso le mani tra le sue e sorrideva. Io allora gli ho detto che volevo restare per sempre lì con lui, con loro. Ma Peppino, abbracciandomi, mi ha chiesto di venire da te. Che ne hai più bisogno tu di lui. Il solito. Io allora ho preso a baciarlo dappertutto, non volevo che finisse mai, ma Peppino si è sciolto da quell'abbraccio all'improvviso. Mi sono svegliata così confusa. L'hai visto? Beata. Peppino è sempre stato il più buono, il più generoso. Invece il Signore ha lasciato qui me, fratello maggiore, brontolone della parabola. Se sei stanco, cominci a dire delle stupidaggini. È meglio di sostituire. No, non era forse meglio che fossi morto io al suo posto in quella guerra? L'inutile strage, quella carneficina indegna, che pure scioccamente mi illusi che potesse avere un senso, una giustificazione, ma che Dio mi perdoni, ero così giovane. Ancora rivangare, sempre rivangare. Finetta, cos'altro vuoi che faccia un vecchio contadino se non rivangare? La coscienza è come la terra, non bisogna lasciarla inaridire o seccare. Morti di fame contro morti di fame, col dovere d'ammazzarsi. Beh, dovere d'ammazzarsi. Non c'è nel Vangelo il dovere d'ammazzare uno solo perché sta di là dai monti. Ma che male ci hanno fatto quei poveretti? Poveri cristi. Come noi, comandati, come noi. Dio mio, dove gli abbiamo mandati i nostri ragazzi? I più giovani, i più belli, i più puri. Con quali inganni, quali illusioni. E a quale prezzo? Quello più alto, e anch'io lo prendo, col Vangelo in mano. Perdono per la vita di tanti fratelli, sacrificati da una parte e dall'altra. Peppino, il nostro Peppino, martire, a 22 anni, mi trafigge sempre l'anima. Il ricordo di questo suo sguardo tranquillo,
Peppino, nostro fratello, era l'unico sostegno di papà nel lavoro dei campi. Povero papà. Già, povero. Lo rivedo ancora tutti i giorni, sai? Mio padre, lo vediamo da solo, spirato da poche ore. E per due notti gli fui sempre accanto. Non mai pregato in quelle lunghe ore. E non sapevo che cosa dire al Signore per lui, ero certo della sua pace. La seconda notte, all'alba, mi addormentai. La bontà fa riposare. E guardandolo dopo, mi pareva anche più contento. Povero caro papà. Peppino era la speranza di papà, il sogno del suo futuro. Alto, bello, biondo, mansueto. Come vedevo ogni volta che tornavo per le vacanze, vedendolo crescere così degno dell'affetto, delle speranze di tutti quanti. E mamma, il bene che gli voleva la mamma. Ricordi, primo, qualche volta scherzando glielo dicevamo. Già, Peppino è il tuo beniamino. Ella non protestava, oppure rispondeva dicendo col suo bel sorriso. Ma è anche il più buono. Una mite naturale bontà. Mi sentivo migliore guardandolo. E quando la sera tornavo a casa stanco dal lavoro, giunivo e sorridente, io che avevo l'animo stanco e il gas dei libri, provavo un rimpianto. Avrei voluto essere come lui. Ma lui era destinato alla parte migliore. Anche tu hai fatto la tua parte in quella guerra. E poi, altra storia, altra guerra. A 50 anni. Si è ancora offerto di andare volontario al fronte per non abbandonare i suoi 300 ragazzi bozzolesi. Eppure la detestavi la guerra. Io non ero degno di morire. Sciocchezze. Si vede che altra era la tua spada. Altra era la tua guerra. E la spada che adesso impugni con tutte le forze rimaste. La spada del Vangelo. Non sono stato tanto veloce a sfoderarlo. No, datti pace. Io non la so tanto lunga come te, però le hai fatte maturare di anni. Mi hai messo in testa di cose in testa gli zucconi, persino a me. Tu, no, tu non ne hai mai avuto bisogno, tu sai che cos'è l'amore. Mi hai insegnato tu a dire basta alla guerra che mette poveri contro poveri. Vogliamo stare in pace nelle nostre famiglie. Un po' d'amore, un po' di terra, lavoro per tutti, lavorare da cristiani, come hai scritto tu. Tanti poveri bravi ragazzi come Peppino, che hanno combattuto lassù o nella guerra fascista, e si sono tornati con le piaghe che ogni guerra lascia sempre. La carretta la tireranno anche a casa e la tireranno ancora e sempre. La mia gente, così buona, ma come diventerà adesso che non si ama più la terra e appena si può si scappa via da lei, adesso che sulla tavola comincia a essercene anche più del necessario? Si metterà in testa di nuovo strane idee, darà retta ancora al qualcuno di turno, che verrà a dirci con una scusa qualsiasi che è giusto e sacrosanto mandare dei nostri figli ad ammazzare dei figli di qualchedun altro. Una volta ho raccolto tra le mie braccia una madre disperata. Aveva perso un figlio in guerra e aveva perso anche Dio. Mi disse una cosa tremenda.
sperava che la guerra non finisse mai, mai, e che tutte le madri del mondo avessero a patire quello che era toccato a lei. Nel mio andare in pellegrino raccoglio storie antiche, nuove, e spesso è gente semplice che racconta, un po' come quella madre, oppure gente che vuole restare senza nome, un po' come te, primo, che certe parole ce l'hai affidate a noi. Un po' è anche prudenza. Ci vuole bene un po' di corteccia per difendere l'albero migliore. Le parole di verità, quelle che durano la vita, non hanno bisogno della firma. Quelle eterne poi di firma ne hanno una sola, sempre questa. Possedeva un regno tanto vasto che si perdeva oltre la vista, persino dalla più alta delle torri. Ma quell'uomo era infelice, perché il suo vasto dominio non colmava il desiderio del suo povero cuore. Egli infatti aveva paura. Perderò tutti i beni che mi sono guadagnato. Arriverà qualcuno più forte di me a scalzarmi dal trono dei poveri, gli schiavi. Si ribelleranno, reclameranno giusta mercé, e allora chi potrà resistere loro? Così, di giorno in giorno, le sue angustie aumentavano. Convocò presso di sé alcuni uomini di Dio, che annunciavano l'amore per tutte le creature, per i fratelli, ma anche per i nemici, che speravano di costruire un regno di pace, di giustizia, nel nome di un Dio che preferiva subire violenza piuttosto che usarla. E concordò con essi un'alleanza vantaggiosa. Il potente Signore, nella sua piccola mente, si figurava un Dio molto comodo per i propri scopi. Dopotutto, diceva, il regno di quel Dio non è di questo mondo, e che mi importa se dei miserabili non adoreranno me, bensì il loro Dio crocifisso. Mi obbediscano e mantengano l'ordine nelle mie terre, poi costruiscano pure le loro chiese e biascichino le loro vite. Passarono gli anni. Il potente Signore aveva visto bene il suo guadagno. Quando partiva per nuove conquiste o per sedare delle rivolte, molti uomini del Dio della pace e dell'amore benedicevano la sua spada insanguinata e giustificavano davanti a Dio e agli uomini lo spargimento del sangue di tanti fratelli. Però alcuni uomini di Dio e di nessun altro restarono là, ritti tra le due schiere, fedeli al comandamento supremo dell'amore, e si lasciarono crocifiggere mormorando: perdonami, e tu non uccidi, perdonami. Mi piace questa storia, anche se mi dà un poco di tristezza. Penso anche di sapere perché. Finetta, fai vedere alla nostra ospite dove può dormire questa notte. In camera con me? Sì. No, ci mancherebbe. Pinetta è ben felice di ospitarti nella sua camera, vero? Certo. Bene. Sono stanco. Io me ne vado a letto. Buonanotte. Domani mattina ti trovo ancora qui, vero? Sì, certo.
E voi? Voi non andate a dormire? Ora veniamo. Buonanotte. Buonanotte. Sono un po' preoccupata. Si affatica troppo e io non so essere di aiuto come avrebbe bisogno. Mi sento così inadeguata. Lui si è sempre nutrito l'anima con l'amore di molte donne, tutte più intelligenti di me, tutte piene di virtù. E una gli consiglia dei libri, una lo conforta per le incomprensioni dei superiori, una lo assiste nella preghiera come il meglio di una sorella, una lo ha mantenuto in comunione con uomini come Schweitzer, Einstein, Gandhi. Una lo ama come un padre, una gli affida tutta l'anima e tutte si nutrono del suo amore. Tutte gli hanno consumato un pezzetto di cuore. Migliaia e migliaia di lettere che vanno e vengono da ogni parte e fanno confusione, ma tu sei la sua parola. Sai che a 23 anni, il giovane sacerdote al boschetto, primo era così bello e parlava così bene che tutte le ragazze del paese, incantate, correvano sempre in chiesa a sentirlo. Ma il parroco, allora, autentico malato di mente, si sentì in dovere di scrivere in curia, era tutto un rancore dietro un reciproco. Capisci? Ma come si fa a dire una cosa del genere su un primo? Come si fa a pensarlo? Come si fa a non amarlo? E anche lui, sai, che ama tanto. E si preoccupa per te. E lasciarti qua con un uccello sul ramo senza niente. Non saprei mai tutto bene, ma ti vuole. Lo so invece, e come se lo so, qui racconta come nacque questa collaborazione, quindi se al termine qualcuno fosse interessato il libro si trova. No, è bellissimo. E conto col computer che non lo dice pure. Quando volete sul serio. Toscano,
Insomma, dire degli animali. Sì, 2000 anni. Se
Se promettete di aiutarmi nel racconto, entrambi, io ce l'avrei una parabola da suggerire. Bene! No, io il predico le lascio a voi. Allora siete pronti, eh? Sì, anche sì, tu, sì, sì, anche Finetta. Dalla su, Finetta, andiamo! Va bene! In un villaggio di campagna viveva una giovane donna di nome Benedetta. Ella era stata sposa e madre, ma il marito e i due figli che Dio le aveva dati erano stati uccisi dai predoni lungo la strada che saliva al mercato della vicina città, e sola riusciva a malapena a sostentarsi lavorando il campicello che un signore di quelle terre impietositosi di lei le aveva concesso a mezzadria insieme a una stalla per dormire. Benedetta, Benedetta rimasta da sola, Benedetta si affaticava e si rompeva la schiena dalla mattina alla sera. Ma mai un lamento usciva dalla sua bocca e dal suo cuore. E ogni mattina si levava con il sole ringraziando Dio di aver... Il signore di quel fondo, infatti, pensando solo al proprio interesse, aveva subito tolto alla vedova campo e casa per affidarli a un'altra famiglia. Benedetta! Benedetta si recò a far visita alla vedova. La trovò distrutta, intenta a legare in un grande lenzuolo tutte le povere cose da portare via, mentre i figlioletti giocavano ignari sul pavimento. Le due donne si abbracciarono e piansero a lungo. Non so dove andare e non ho neppure degli stracci da mettere ai piedi delle mie creature. Prendendo in braccio il più piccolo dei bambini, Benedetta le rispose: verrai a stare con me. Ma tu verrai a stare con me? Non ci sono che briciole sul mio povero desco, ma le briciole devono bastare per la fame di tutti. Poche cose sono necessarie sulla tavola. A quelle parole il piccino che stringeva il cuore sorrise e le percosse il petto con dei teneri pugnetti di riconoscenza. Benedetta era felice, ma non volle mostrare nuove lacrime, anche se così dolci. Le due vedove, come due sorelle, si misero per via dividendo il carico, mentre i bambini trotterellavano dietro, sgranocchiando delle croste di pane che Benedetta aveva portato con sé. E giunti alla misera stalla, il povero corteo si fermò. La sventurata si gettò a terra e, abbracciate le ginocchia di Benedetta, prese a lamentarsi. Ma come faremo a starci? Non c'è posto neppure per te, e noi siamo tanti. Benedetta prima si chinò su di lei, poi le si inginocchiò accanto e pregò. Pregò silenziosamente. Tutti gli abitanti del villaggio allora si avvicinarono. Era infatti corsa voce della buona volontà di Benedetta verso quegli infelici. E così, così nacque la casa di tutti. Chi avrebbe accolto e sfamato tanti poveri nei tempi a venire? Quel giorno ognuno portò cantando la sua pietra per la casa di Benedetta. Tutte le case del villaggio si rinsaltarono in essa come alla pietra d'angolo, e la terra, riconsacrata dalla benedizione divina e dal lavoro dei coloni, sarebbe stata per sempre la cara terra che dà il pane per tutti, perché tutte le mani avevano imparato a spezzare quel pane fraternamente. Ci coniamo.
Abitavamo vicino al Po. Un giorno mio fratello sentì il grido: pesce fresco! Pinetta mi disse: va a comprare il pesce, qui sarà senz'altro buono. Io, ubbidiente padre, di pesce non me ne intendevo e così chiesi al pescivendolo di darmene di quello buono. Voi preti che avete stomaco e bocca larga potete mangiare il pesce grosso, noi poveri quello piccolo. Ci rimasi male, di un male, ma non dirsi nulla. Poi a tavola mio fratello dice: buono questo pesce, d'ora in avanti lo compreremo di frequente. E io, sapessi don Primo come ci sono rimasta male, e gli ripeto la frase del pescivendolo: ha ragione, conclude don Primo, d'ora in avanti compreremo il pesce piccolo. E così abbiamo fatto. Oh, povera Pinetta, che vita t'ho costretta a fare! La più bella! E credi forse che avrei preferito una vita da signora? Noi ce l'abbiamo nel sangue la distanza dai ricchi e dai prepotenti. A me i ricchi fanno tanta paura. Sono più poveri dei poveri, perché sono poveri di Dio. Sai, non avrei mai pensato che in terra cristiana, con un Vangelo che comincia con beati i poveri, il tuo parlare bene dei poveri infastidisse tanta gente. Dio mio, Dio, ho sempre invidiato la fede ingenua di mia sorella Pinetta. Inginocchiata sugli scalini di casa, bella, nel sorriso degli occhi cerulei invocava il sole: buon Dio, mandaci il sole! E il sole rompeva le nubi e scendeva a baciarla, un bacio d'oro i bei capelli che le scendevano sulle spalle. Quando tornava dalla scuola, veniva quasi sempre nella mia camera e il primo saluto la faccio sulla bocca, poi mi sedeva accanto, mi raccontava tutte le vicende della giornata, le carezze della suora, i dispetti che le facevano le amiche. Io la guardavo come si può guardare un angelo. E nelle ore di spasimo i miei occhi dovevano avere sguardi di pianto, perché lei improvvisamente ammutoliva, mi gettava le braccia al collo, mi tempestava la fronte di baci. Se così ancora. Perché ti sei interrotto? Di cosa stavate parlando? Stavamo parlando degli angeli, dei poveri. Ah. E ne parlavamo bene, ovviamente. Ovviamente. Ricordi quello che diceva la zia Paola? Rondini, ragazzi e poveri sono roba da non toccare. Poi cominciava a brontolare da solo. Sì, certo, ne manco fosse un albergo questo qui, eh? Ma lei li amava veramente, i poveri. Zia Paola. Zia Paola era una salva. Tutti in paese conoscevano zia Paola. Dai poveri di passaggio, ai fanciulli, ai vecchi. Persino le rondini ci scommettono. Lei così discreta, voleva sapere niente di nessuno, né cosa accadesse in paese, né cosa facesse in un primo. Certe vergonate però non le poteva mandare giù. Era così premurosa per gli altri. Tutti le volevano bene. Quella volta che mi sparava. Quella volta che gli sparava. Beh, non ho mai visto zia Paola così arrabbiata. Era una sera d'agosto. A un certo punto qualcuno bussò alla porta. Io stavo lavando i piatti, avevo le mani bagnate e così don Primo mi dice: lascia, vado io. Sarà qualcuno che ha bisogno di me. Quando aprì la finestra per vedere chi era, dal cortile partirono 3 colpi di fucile, che per fortuna non mancarono. E zia Paola, allora, dopo essersi assicurata che don Primo non si era fatto nulla, era corsa alla finestra a urlare. Gridava contro i vigliacchi che avevano sparato: la vostra politica mi fa schifo! Oh, dovevi sentirla difendere il suo don Primo. Ma la balaustra, prima di prendere la comunione, levò gli occhi verso di me per farmi capire che anche lei aveva perdonato. E poi le malelingue dei parrocchiani la tormentavano.
Dicevano che la canonica sembrava un istituto per deficienti. Quasi avevano ragione, perché certe mattine faremosi del suo convegno tutti quanti, la sbaglia, Antofa, Pidaia, Chiubacchè, i più disgraziati, Dio mio, quelli che non voleva nessuno. Oh, sai che in 10 anni zia Paola del paese conobbe la chiesa, perché ci andava tutti i giorni, e il campanile che confinava con l'oro. Non arrivò mai fino all'argine, che distava solo 200 metri. Non amava il fiume. Ella amava le rocce placide e chiare che da San Colombano portano al boschetto. Ed ora sta dove l'argine fa angolo, nel cimitero di Corsara. Quattro mura, un cancello di ferro. Zia Paola infila con il popolo, il suolo popolo. Una grossa croce di pietra porta la sua immagine sotto due sole parole. Zia Paola. E l'abbraccio festante dei tuoi rami di gelsomino. E scommetto che è di casa in cielo come lo era qua giù, e che da lassù continua a fare da mamma la povera gente. Se ne andò come fanno le mamme, senza disturbare, senza farsi accorgere, in punta di piedi come quando escono dalla camera di un figliuolo malato. Ce ne fossero come zia Paola. Oh sì, ce ne fossero. Vabbè. Lei non aveva paura di dire ai ricchi quello che pensava. Ah, sì, ai ricchi è più facile far festa quando si sbracciano pubblicamente in beneficenza o quando vengono in chiesa anche a fare delle offerte. Sì, nel mio girovagare per canoniche ho spesso sentito articolare sul di più da dare ai poveri per renderli felici. Ma ciò che non è necessario è già del povero. Chi lo tiene per sé o accumula ricchezze per migliaia di anni è un ladro. E si fa un gran parlare di giustizia. Ma che razza di uomini reggono oggi le sorti del popolo? Io credo che i destini del mondo si maturino sempre più in periferia. L'ho sempre sostenuto con forza in chiesa e fuori dalla chiesa, almeno fino a quando non mi hanno impedito di farlo. Ho accettato. Ho fatto quello che mi è stato detto. Mi hanno persino vietato di pubblicare scritti e articoli su argomenti sociali. Mi hanno lasciato solo con la mia coscienza, ma il mio pensiero non è mutato. Io ho sempre continuato a credere che nelle piazze e nei parlamenti si fanno gli affari e la politica, ma se l'umanità si degrada o si eleva in periferia, e lì tu scopri che la giustizia è spalla, braccio, mano, coscienza, cuore, carne e sangue. Il povero non ha nazione quando l'abbracci stretto, né classe, né razza, né partito. È l'uomo che io posso toccare e che chiede pietà. Sono io stesso. Parole sante, come quelle pronunciate dai padri della Chiesa. Sì, sì. E invece sono stato giudicato spesso un facinoroso, un violento. Sì, ma perché nessuno ha la spudoratezza di dire certe cose. Abbiamo tutti imparato il vocabolario della buona creanza sociale e dell'ipocrisia. È normale. Quando il portafoglio ha preso il posto del cuore, che ci si può aspettare di tutto. Io per parte mia aspetto soltanto di andare a prendere la comunione della Santa Messa, perché il corpo di Cristo è quello del povero. Nel suo corpo nudo spuntano spine, i fiori profumati, i bacchi dolci. Beatrice, che non hai visto e hai creduto, non come l'incredulo Tommaso col suo povero dito tremante, ce ne parla Giovanni. Proprio nel Vangelo di oggi. Che ora è? Già il primo ritorno? Eh no, mi dispiace, allora è meglio che vado in chiesa, perché voglio preparare per la messa. E poi vorrei vedere se riesco a raccontare questa storia di Benedetta. Davvero tu vuoi ripartire? Ma dove andrai, figliolo? Dove andrai? Ma perché non vuoi restare ancora un po'? Finetta, dille qualcosa. Non c'è più. Vabbè, allora.
guarda, tieni, è per la tua lama. Ah sì? E cos'è? Grazie, grazie. Vorrei che tu l'accendessi adesso. Va bene, va bene. Hai visto, Aquiletta? Abbiamo anche olio per la lampada, ecco qua. Pinetta! Pinetta, ma per l'amor di Dio! Che cosa ti succede, Pinetta? Pinetta, ma... Sollevatemi qualche cosa sotto il capo! Sollevatemi il capo! Per favore, su, tienile sul capo, mettile sotto queste cose! È tutta colpa mia che la faccio sempre! A faticare senza risparmio! Si riprenderà, non è la sua ora! Bisogna chiamare un medico, manderò sacrista a chiamarlo, ma tu stai vicina, mi raccomando! Ti prego! Osservava con occhi amorosi seduto su una pietra. Udì un lontano lamento e subito si alzò e corse verso quel doloroso richiamo e lasciando le sue pecorelle in posto di... Ed ecco, in un fossatello ai margini del sentiero c'era un bambino spaventato, muto, affamato, e appena vide quell'uomo gli disse: mi hanno abbandonato, prendimi con te perché tu sei un pastore, sei buono. L'uomo lo abbracciò e poi se lo caricò sulle spalle con i suoi agnellini e si avviò per tornare indietro. Ma mentre era in cammino, le lacrime del bambino gli caddero sulla spalla e gli cullarono il petto e sentì il cuore scoppiare dal dolore, tanto che dovette appoggiarsi a un albero secco per non cadere. Pose teneramente il bimbo sull'erba e poi gli disse: ti affido il mio greggio, le mie pecorelle sono rimaste sole e può darsi che alcune si siano allontanate o disperse, tu riportale tutte a casa. E poi spalancò le braccia e si irrigidì come fosse inchiodata a quell'albero secco che all'improvviso fiorito. Il bambino gli disse: portami con te, non lasciarmi solo, io sono solo un bimbo impaurito, come potrò fare quello che mi chiedi? Dove vado io? Disse l'uomo. Tu non puoi venire ora, ma io ti dico che solo chi ritornerà simile a te potrà entrare con me. E dette queste parole spirò. Il bambino prese la bisaccia e il bastone del pastore e si avviò. E trovato il piccolo gregge, si mise in testa, ma così piccolo e fragile com'era, non sembrava la guida che precedesse, ma l'ultima delle pecorelle, che si affretta perché deve raccogliere amore per tutti. Perché il suo tempo è breve. Mi sembra che domenica prossima il Vangelo parli del buon pastore. È il giorno giusto per... No! No! Non lo dire ancora, te ne prego. Sei venuta per questo, vero? Perché la sua lampada fosse accesa. Non è possibile che passi questo calice. Primo starà tornando, noi dobbiamo aiutarlo a essere forte. Ma lui è forte! Lui è forte! Pinetta, come stai allora? Oh, guarda come sei affamato! Ma allora, cosa vuoi che sia? Tu piuttosto! Come va, meglio? Ho temuto tanto per te! Va bene. Va tutto bene. Ma cos'è stato? Manda pure il sacrista a fermare il medico con un sicomoro. Manda a fermare il medico. E chiedilo pure il
secondo tocco per la tua testa. Sì. Allora, vado. Sì, 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 sì. Ricordi cosa dice sempre, un impegno d'amore lo si accetta senza condizioni, nel matrimonio o nel sacerdozio. Mio fratello è sempre stato un poeta, e io lo so bene, per fare il parroco di campagna ci vuole non un funzionario, un apostolo che è anche un po' poeta. Senza poesia, dice Don Primo, non c'è fede. Senza poesia l'apostolo muore. Senza poesia il parroco non è altro che un seppellitore. Senza questa poesia di fede non possiamo salvare questa povera, santa gente della nostra terra che sta dimenticando Dio per 30 denari. C'è qualcuno che vuole rubarmi il mestiere? Oh no, no di certo. Eccolo lì. Quella che non voleva e non sapeva fare le prediche. Però sono contento, vuol dire che sta bene. Primo, ricordati di accendere la lampada. Ah, sì, subito. Sempre resti vigilante. Cosa c'è, Pinetta? Niente, niente. Come niente? Ma tu stai piangendo, Pinetta? No. Ma come pensate la nostra ospite? Non ci badate. È che mi vengono in mente tante cose questa mattina. Su, coraggio, non è forse arrivato il momento di darci un po' di quiete? Tanti anni insieme ne abbiamo passati abbastanza. Non sono mai abbastanza per te. Solo e abbandonato persino dai tuoi di casa. No, non da tutti. Quel santo di Papa Giovanni mi ha benedetto. Vuole che lavori per la Chiesa alla luce del sole. Sai, cara, bisogna perdonare le miserie di casa. Di una Chiesa che ci ha dato e ci dà il senso di una universalità che gli altri non sanno più neanche sopportare. Preferivo quando brontolavi, quando eri un ragazzo e ti arrabbiavi. I tempi del dialogo sono chiusi, tutti oggi cominciano ad avere sempre ragione e la dignità del silenzio è l'unico rifugio che c'è rimasto. Sì, Primo, sì. Preferivo allora che questo tono da commiato. Eravamo giovani, ma ora ho dimenticato tutto, e sono sempre stato obbediente a Cristo, soprattutto quando disobbedivo qualcuno molto più piccolo. La solitudine, l'abbandono che ho vissuto per tanti anni sono state le naturali ricompense di uno che si è proposto di rimanere fedele a quell'uno più alto dell'uomo. Ma io non dimenticherò. Io non dimenticherò tutti i rimbrotti dei tuoi amici politici. Tu che non sei mai stato un galoppino né di partito né di nessuno, ma un sacerdote si è cavato via salute e cuore per una società più vicina al Vangelo. E non dimenticherò neppure le condanne, le ammonizioni del Sant'Uffizio, la proibizione di predicare fuori della parrocchia. Ma è colpa tua se il Vangelo è un libro pericoloso. È colpa tua
se hai il passo più lungo delle loro gambe. Oh, Pinetta, Pinetta ha ragione. Non è salutare essere molto al di sopra dell'ambiente in cui si è costretti a vivere, o molto più avanti del proprio tempo. In passato si rischiava di essere fatti re, ieri si finiva in galera o al muro, oggi nel dimenticatoio, e domani chissà. Non sapete che voi due formate proprio una bella coppia? Cos'è, vi siete messi d'accordo? Primo, c'è una cosa che io voglio dirti assolutamente. Sì, va bene, avanti, dimmela, così Pinetta si calma. Sì, sì. Io non so come la pensino gli altri, ma per me tu sei... Sì. Sei un cristiano, un sacerdote che ha vissuto in... Non avere paura delle parole. Vuoi dire un santo? Oh. Sì, sì, ne hanno santificato uno di parroci di campagna qualche decina di anni fa e non sono riuscito a capacitarmi come ci sia arrivato sull'altare. No, lascia perdere figliuola, quell'altare non fa per me. Il paradiso, quello sì, quello è un'altra cosa e i parroci di campagna ci arrivano tutti, magari... Male in arnese e piagato come i cavalli da stanga. Nonostante la tua testa, sei ancora così bambino. Voi parrocchiani ti amano tanto. Io lo so bene perché a me lo dicono tutti i giorni quanto ti vogliono bene. Oh, finitela, finitela tutte e due. Ma se i preti si volesse bene glielo si dicesse come a qualunque altro, non ci sarebbe gusto a fare il parrocchiano e neanche a fare il prete. E tu, Pinetta? Se parte ancora di meglio i nostri cari parrocchiani, vedi di ricordare loro che ogni sforzo che fanno per staccare il prete dalla croce è un attentato contro la sua missione. Ci penserà il Signore a staccarlo un giorno. Il vostro dovere di parrocchiani che vogliono bene al prete è di tenerlo lì, ben inchiodato, lì anche contro voi. Semmai in un eccesso di generosità consentito dal Vangelo stesso, allungatemi per la sua sete d'amore una spugna inzuppata di fiele, e così il parroco vi benedirà con cuore anche più largo. Devo andare, eh? Mi dispiace, adesso devo proprio andare. Ma che cosa sono questi musi lunghi? Su, vado solo a dire la mia messa. Ricordi la tua prima messa? Sì, ma tu come fai a ricordare? Eri soltanto una bambina. Te lo ricordo come. Ricordo la sera della vigilia della tua ordinazione, quando venimmo a prenderti alla stazione. C'era tutta la famiglia e l'organista. Neanche un prete. È vero, neanche. Tu poi non ti coricasti preghiere e pianti tutta la notte, mi ha raccontato la mamma. Io invece ero così felice perché dovevo recitare la poesia proprio adatta a te. La mia piccola Pinetta che mi recita una poesia scritta apposta per me. Perché non me la recita? Adesso. Sì, Pinetta, ti prego. Non t'aspettare rose e fiori, né delizie, né piaceri, che son mai tutti gli onori, ben fugaci e menzogneri. Quanta gioia! Aspettare. Ed ora, perché la mia gioia sia compiuta, ho bisogno di ritrovare certe larghe luminosità della mia pianura, le distese fiorite di lino e di trifoglio, i colori delle acque e delle rocce e dei sentieri della mia infanzia, certi tramonti sul Po, il primo suono di campane dopo 4 anni di guerra. Il mio povero cuore ha bisogno anche di questo. Prometti che tu...
piega. Quanta gioia ho visto nei suoi occhi
mentre mi raccontava di quell'incontro così affabile, che lo ripagava di tutta una vita di sofferenza e amarezza. Ecco la tromba dello Spirito Santo in terra mantovana. E così mi disse quel santo, capisci? Era tanta la gioia, come tanto era stato il dolore. Un cuore umano non ce la fa. Un cuore umano scoppia. Dopo quell'incontro benedetto, mio fratello si mise a letto per una brutta influenza, ma mi raccomandò di andare a comprare una pezza di stoffa per una veste nuova, perché il Papa lo aspettava a Roma per un incontro preparatorio al Concilio, che si sarebbe occupato dei lontani, così cari al cuore di primo. All'udienza era riuscito a nascondere la sua vecchia talare, tutta lisa, anche se pulitissima, ma ora il suo ultimo povero desiderio era di avere una veste nuova. Non ce n'è più bisogno. Non ce n'è più bisogno. Il Signore ha disposto diversamente. Sì. Ora si è preso la sua veste bianca di lui, che aveva lasciato nelle mani di chi lo voleva trattenere. Sì. Lo rivedo come quando aveva 20 anni. E sorridente. Siamo forse andate insieme, sorella, dove avevo posto il suo cuore. E non abbiamo forse portato fiori di campo freschi e profumati. Siamo sempre noi donne a credere per perdere. E non abbiamo forse visto la terra ancora smossa. La pietra ribaltata di lato. E non ci siamo forse spaventate quando scorgevo quel giovane ma vestito ora di non abbiamo più paura. Lo stesso. Ce l'ha detto lui. Non abbiate paura. Solo così vedrete prima. Il nostro primo e il suo solo annuncio. Il Vangelo.
Grazie a figure come quelle di Primo che sono possibili perfino momenti densi come questo. Questo è uno, è una delle risonanze. E la fede di Primo è la fede di Gesù ed è la fede di tutti coloro che, sorpresi da Gesù, credono che anche oggi è possibile voler bene alla gente e pensare un mondo nuovo, pagando però il prezzo evidente di questa cosa qua. E per onorare le intenzioni di Primo, di Gesù, e le intenzioni ultime di questa opera teatrale che vogliamo pregare insieme, concludendo, con un Padre nostro. Ci mettiamo in mano. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Siamo avari, un applauso di nuovo al regista. Grazie ancora alla CIS e alle Angli e un grazie a tutti i partecipanti, un grazie ai giovani che hanno partecipato al percorso di oggi e ai quali do l'appuntamento per il mese prossimo, la data cioè il 20, il 15 gennaio. Di nuovo un saluto a tutti, ovviamente, buon Natale. Grazie.